Buonasera a tutti, porgo un saluto affettuoso a tutti i presenti, in particolare saluto la nostra Presidente nazionale Erede Tripodi, membro del Direttivo Nazionale, il dottore Salvatore Timpano, che fa parte del direttivo nazionale, saluto, ringrazio i sindaci del territorio, purtroppo stasera. Ci sono solo due, in più per il sindaco di Melito lo rappresenta l'assessore Bruni. Ringrazio il, do, il dottore Tommaso Iaria e il dottore Suragi. Il dottore Tommaso Iaria è di Condofure, sindaco di Condofuri, e il dottore Suragi, sindaco di Montebello che sono quelli che rappresentano l'autorità sanitaria locale. A noi fa enormemente piacere la nostra presenza. Io pensavo che stasera ci fossero più sindaci, però purtroppo ci sono delle, degli eventi non belli e quindi devono... Presenziare. Ringrazio in modo particolare gli editori di Città del Sole, Franco Arcidiaco e Antonella Cuzzocrea. La nostra associazione Parco Aria che è da poco che è nata a metà anno 2018-giugno. Varie e intense sono state le attività eh, svolte. Nelle ultime battute abbiamo proprio un personaggio illustre di questa cittadina. Il dottor Giuseppe Lucibello, direttore generale dell'INAIL, assegnandogli il primo premio Artemide di questa associazione. In quell'occasione sono emerse tante novità per la sanità locale. Oggi, sulla scia di quell'evento, in un certo senso ricollegandoci all'argomento sanità, vi proponiamo la presentazione del libro Manuale per una riforma della sanità in Calabria, autore il nostro dottore Rubens Guria, che io conosco da tantissimi anni perché ci ho lavorato insieme, abbiamo lavorato alla Regione, è stato il mio direttore sanitario dell'ASL. E oggi, sulla scia di quell'evento, in un certo senso, eh, ricollegandoci all'argomento sanità, vi proponiamo la presentazione del libro che è edita del, da Città del Sole. La serata sarà introdotta dal dottore Alberti, che è membro del Consiglio Direttivo, nonché Presidente della Commissione Scienze della nostra attività associazione moderata da Giuseppe Toscano che è un noto giornalista della Gazzetta del Sud e ormai è un nostro come dire un nostro soggi aggiunto perché ce l'abbiamo sempre con noi ascolteremo sul libro dell'intervento eh, sul libro l'intervento del dottore Elio Stellitano che è anche lui membro del consiglio direttivo della nostra associazione vi ricordo che Rubens Curia è un medico appassionato del suo lavoro competente esperto aggiungo persona seria e qualificata ha ricoperto durante la sua attività incarichi importanti e prestigiosi. Ricordo qualcuno, medico ospedaliero, per non dire medico di base, mi sembra che sia stato anche per tantissimi anni dirigente regionale della sanità, direttore sanitario aziendale, direttore generale. Tutti i compiti che gli hanno fatto acquisire una competenza specifica e profonda del mondo sanitario regionale. In questo libro Rubens, scusami, ti chiamo Rubens ha esaminato i mali del pianeta Sanità Calabrese e proposto una giusta metodologia per la programmazione sanitaria e una riforma organizzativa della sanità regionale, tenendo in attenzione i bisogni di salute del territorio e valorizzando il ruolo degli ospedali. Ora io chiudo, passo la parola alla nostra Presidente nazionale Irene Tripodi per un breve saluto, eh, dopodiché parleranno eh, la dottoressa Bruni, il sindaco di Condofuri e il sindaco di Montebello, se c'è. Ringrazio la, la Vicepresidente dell'Associazione del Circolo Meli. Eh, il eh, signor Paolo Pratico che è, membro de no, è presidente dell'associazione Garibaldini mi sembra. Allora, Buonasera a tutti e ben ritrovati. E grazie per essere intervenuti a questo importante evento che rappresenta una conferma. Alla bontà delle azioni intraprese dalla sezione ai Parchi di Melito Porto Salvo, area grecanica, a favore del territorio. È trascorsa come qualche settimana soltanto, da quando ehm, il, ehm, la sezione ai Parchi di Reggio Calabria, attraverso la sua presidente Lucia Mangeruca, ha rivolto una. Una richiesta pubblica al dottore Lucibello in occasione del conferimento del premio, eh, del premio Artemide, e eh, questa eh, richiesta, petizione, consisteva in un'attenzione e in un eh, intervento radicale rispetto alle eh, criticità dell'ospedale di Melito. E effettivamente quella sera la risposta è stata immediata per cui il dottore Lucibello ha eh, messo in evidenza la disponibilità di una somma considerevole per il risanamento dell'ospedale, richiamando anche, sollecitando il territorio ad una interlocuzione che credo si sia attivata. Oggi la stessa sezione di merito promuove una eh, soluzione al gravoso e delicato problema del sistema sanitario. Quando si parla di sistema nella teoria dell'organizzazione, eh, questo eh, termine rimanda a qualcosa di complesso, che implica appunto delle soluzioni altrettanto complesse. Un sistema infatti interagisce con altri sistemi. Comunque la soluzione non può essere parziale e episodica, ma eh, deve essere strutturale, quindi sistemica, dove deve cioè, tenere eh, in conto eh, tutte le componenti che interagiscono con il sistema sanità. E allora deve tenere conto, per esempio, delle ehm, tipicità che caratterizzano il territorio. E quindi, eh, a questo punto, noi eh, ci riferiamo al territorio regionale calabrese e quindi le tipicità dal punto di vista sociale, economico, culturale, politico e ambientale. Io sono eh, veramente. Fiduciosa che eh, questa proposta che viene dal dottor Rubens Curia, che è un'autorevole personalità che ben conosce la complessità del sistema sanitario calabrese, avendo ricoperto dei ruoli apicali nella gestione di questo sistema. Per cui sono convinta. Che possa rappresentare una valida terapia d'urto ad un organismo che manifesta tutti i sintomi di una malattia terminale. Io ringrazio ancora tutti, grazie a Lucia e buon lavoro. L'assessore Maria Bruni, dottoretta Bruni, prego. Grazie, buonasera a tutti. Porto i saluti del sindaco, che purtroppo questa sera non può essere tra noi, e di tutta l'amministrazione. Mi corre l'obbligo di ringraziare la presidente dell'IPARC, Melito Area Grecanica, la dottoressa Lucia Mangeruca, per il lavoro profuso e che sta... E, um, per il lavoro profuso e eh, attraverso il quale si denota l'amore per il territorio, l'amore per la cultura, per la storia e con particolare attenzione a quelle che sono le problematiche del territorio. Per questo noi ti ringraziamo Lucia. Questa sera siamo qui per una problematica molto sentita all'interno del nostro territorio, non soltanto qui a Melito, ma una problematica che riveste tutta l'area grecanica in particolare, ma che si diffonde anche all'interno di tutta la Calabria. Abbiamo visto vari servizi e quant'altro in televisione. Mi auguro e sinceramente seguirò con molta attenzione la presentazione del libro e mi auguro che sia... Che possa fungere da spunto e da um, impulso per efficientare davvero che è, quello che è il servizio sanitario calabrese, non soltanto di merito. Affinché il diritto alla salute sia garantito a tutti quanti, sia che si tratti dei cittadini di Milano, e in egual modo che si tratti dei cittadini di Staiti di Roccaforte del Greco. Mi auguro che si possa efficientare e dal punto di vista del personale e dal punto di vista economico. Il ringraziamento va fatto anche a tutte quelle figure professionali che quotidianamente si spendono per tutelare la nostra salute in condizioni spesso non ottimali. Seguirò con attenzione la presentazione del libro. Ringrazio il dottor Curia per la sua attività e per il suo impegno profuso. Grazie. Grazie alla dottoressa Bruni, ora diamo la parola al dottore Suragi. Un breve saluto. Il merito rappresenta tutti i comuni dell'area, anzi in questo momento svolge anche compiti di dirigenza rispetto alle dimissioni del dottore Grenci che rappresentava i comuni nell'associazione eh, la conferenza dei sindaci. Eh, ringrazio la per questa eh, come per le altre. Eh, occasioni che ci offre di riflettere sulla nostra realtà e sui problemi che questo territorio presenta e sulle possibilità, le potenzialità che ha per uscirne fuori da uno stato di crisi che sotto diversi aspetti ci caratterizza. Io non ho letto il libro, l'ho comprato questa sera, ma sono convinto che conoscendo L'esperienza politica, l'esperienza professionale, il rigore con cui ha sempre operato in tutti i campi della politica e della professione medica e degli incarichi che nel settore ha svolto il dottore Curia, che sicuramente il testo che offre alla nostra attenzione in questa occasione, ma che offre complessivamente alla... Il dibattito sulla sanità in Calabria sarà di grande aiuto per farci orientare anche nel nostro lavoro di sindaci, di amministratori locali e di... del ruolo che tutti insieme svolgiamo. Qui uno sforzo di dare il segno di un cambiamento nel mondo della sanità, eh, diciamo che viene sia pure con alti e bassi dato l'impegno per l'ospedale, ma soprattutto per vedere attraverso la strategia messa in campo, elaborata per le aree interne, di determinare condizioni che affermino il diritto alla salute nei territori più in difficoltà che sono quelli più lontani dai centri importanti dei servizi sanitari. Io ringrazio per lo sforzo, per l'analisi che ha fatto il dottore Guria e che leggendo attentamente il suo libro troverò anch'io conforto, forza e ragionamenti, potenzialità di ragionamento per contribuire ad una politica sanitaria diversa che affermi questo diritto. Certo, il cammino dei commissariamenti che ormai si allargano costruendo impalcature centrali, quindi altro che autonomie locali, altro che decentramento, qui si sta ricentralizzando in maniera antica, sicuramente antecedente all'epoca della democrazia dopo la liberazione, per cui tutto si governa in segrete stanze romane. La sanità cammina in questa direzione. Qui non si sta ragionando di come superare i commissariamenti ma di come commissariare tutto, le strutture regionali, le ASL, le ASP, cioè tutto viene definito a Roma. Con i commissari non si riforma la sanità, si gestisce con obiettivi che sono sempre quelli del rientro, ma non di costruzione di un sistema moderno che risponde che risponda alle esigenze del territorio calabrese e dell'area grecanica. Non lo so come e quando, quali forze devono mettersi in campo per battere questo ritorno al passato di un governo centralizzato con uomini che vengono da fuori ma che non possono interpretare un disegno politico di riforma della sanità come in altri settori. Nell'interesse delle comunità saremo nelle mani di gestori che hanno un solo compito, quello di vedere se tornano i conti. Per questa strada non si afferma il diritto alla salute. Io credo che il contributo che il dottore Curia ci offre, ci ha dato, ci permetterà di studiare più a fondo le questioni e di contribuire ad una linea che ci faccia sperare di battere il buio nel quale siamo precipitati e nel quale vediamo ombre sempre più pesanti e più nere vi ringrazio e buon lavoro grazie al sindaco di Montebello, ora chiamiamo il sindaco di Condofuri, intanto ringraziamo il sindaco Pierpaolo Zavettieri sindaco di Roguti. poi preparati anche tu e ci sono dei posti avanti il dottore Nucera. Buonasera a tutti, io porto alla platea, ma al tavolo dei relatori, i saluti dell'amministrazione comunale di Condofuri che è sempre ben lieta di rispondere presente, caro Presidente, agli inviti cortesi, cordiali, ma anche puntuali che arrivano dalla sezione locale dell'IPARC. Proprio qualche settimana dietro c'era il Dottore Lucibello, lo avete premiato. E si era posto il tema della sanità in Calabria in sostanza, ma a merito in particolare, rispetto un tema rispetto al quale eh, è fin troppo semplicistico, caro Uo, attribuire le colpe e i mali di una sanità devastata alla questione commissariamento. Io credo che se l'ospedale di Melito, perché siamo a Melito, perché viviamo questo problema, perché noi sindaci ci confrontiamo quotidianamente con questo problema, io credo che la questione, ad esempio, del degrado morale, economico, sociale, se vogliamo. L'altro giorno siamo andati a fare un sopralluogo, non c'era manco la guardiania notturna, non credo che possa essere addebitata agli scioglimenti. Scioglimenti verso i quali è chiaro va alzato un grido forte di allarme, ma contro gli scioglimenti degli organi democraticamente eletti. Io non credo che quella commissione di ASP che è, stata eletta, sia stata, che è stata sciolta sia stata eletta democraticamente. E credo che bene in quel caso abbia fatto il governo a porre un freno rispetto ad uno sperpero di denari che le notizie di stampa dicono addirittura che c'erano fatture pagate tre o quattro volte. E allora noi dobbiamo aprire anche gli occhi rispetto a questa realtà, perché se non abbiamo gli occhi di fronte a questa realtà, e allora sì saremo commissariati a vita, ma saremo commissariati a vita perché noi stessi non siamo in grado di assumerci le nostre responsabilità, come ce li assumiamo le responsabilità, ponendo i problemi, dicendo le cose come stanno e se c'è qualcuno che gestisce la cosa pubblica, nel caso di specie un ASP e non la gestisce bene allora dobbiamo essere noi stessi a pretendere che quella persona se ne vada a casa senza neanche aspettare il provvedimento del ministro comunque io vi chiedo scusa, non la faccio lunga non ho letto il libro ascolterò con attenzione i sicuri, gli spunti di riflessione che sicuramente saprete offrirci grazie, buonasera grazie al dottore Iaria, ora per favore Pierpaolo dai il tuo saluto, dopodiché iniziamo. Perdonate, perdonate sono un po' più abbigliato, casual rispetto all'eleganza dei miei colleghi. E quindi ringrazio per questo invito e ovviamente mi impegno a leggere il libro. Perché da questa sera, se continuiamo con le, le nostre passerelle, ovviamente lasceremo poco spazio invece a chi di sanità si, si occupa. Ma ormai mi avete chiamato, pure io faccio la mia, la mia parte. E, spero che questo contributo possa servire a rimettere anche in discussione ciò che il legislatore sta facendo in queste ore, e cioè appunto questo, questa giunta regionale che poi è andata. Come dire, sfociare nella legge del 7 dicembre del 2018 che è in discussione in, questi, in queste ore, in questi, questi due mesi, anche nelle commissioni, nella commissione regionale. Una legge che di fatto, per quanto ci riguarda, anche se noi dovremmo porci il problema della sanità più in senso lato, regionale o quantomeno metropolitana, però siamo a merito, quindi siamo tutti sindaci, amministratori dell'area grecanica, ritengo che un passaggio sulla nostra area. Eh, sia sacrosanto. Eh, L'ospedale generale, che è la categoria a cui appartiene Merito e Gioia Tauro, ma in questo caso parliamo di Merito, non è menzionato per nulla in questa legge. È vero pure che la città metropolitana, con tanti sacrifici, io partecipai a questo sforzo prima di essere consigliere metropolitano da consigliere provinciale, che mi rendevo conto che eh, il riconoscimento dell'area omogenea grecanica, che era già nel... Nelle progettazioni, le programmazioni del, dei vari PR, dei PISL, eccetera, eccetera, la programmazione regionale non trovava allocazione da un punto di vista normativo. E devo dire la verità: sia il precedente presidente della provincia Raffa che il successore il sindaco metropolitano Falcomata Su questo, come dire, hanno seguito. In questa sala si è fatto un importante convegno due anni e mezzo fa, che poi è scaturito con la. Strutturazione di una zona omogenea nello statuto. Ora, lo statuto della città metropolitana è un, la carta costituzionale di un ente eh, sovracomunale che appunto eh, deve guidarci, insomma deve servirci per, per come, dire, come ente che regola insomma, i rapporti amministrativi e anche sociali del nostro territorio. E in questo statuto abbiamo istituito oltre l'area omogenea Spromontana che è una sorta di. Anello l'abbiamo chiamato una sorta di diamante so, incastonato in un anello che ha quattro punte. L'area della Piana, che c'era già, era riconosciuta dal punto di vista della strutturazione ASP, diciamo della strutturazione della rete ospedaliera, l'area della Locride, che era pure ed è ancora riconosciuta, e l'area dello stretto, quindi l'area della città di Reggio. Mancava l'area grecanica. Quindi noi l'abbiamo istituita e oggi se andate a vedere lo statuto della città metropolitana troviamo queste quattro aree omogenee. Io sostengo, ma credo sia anche giusto, che ogni area omogenea di questo tipo se è stata strutturata perché si sono valutati anche percorsi logistici, perché si è valutata anche la dislocazione territoriale, il sistema un po' eh, fiumi, monti, insomma, eccetera, eh, le conurbazioni potenziali, quelle già realizzate in parte, eccetera non può non avere un servizio, primo fra tutti quello della sanità, e questo viene cancellato dalla legge regionale, cioè non viene riconosciuto, quindi il mio obiettivo come amministratore, ignorante, finché sono ignorante, ovviamente poi spero di aumentare il mio livello di conoscenza, dice e mi porta a spingere la battaglia, diciamo a sbilanciarmi, verso il raggiungimento di questo obiettivo, e cioè... Gli spoc a cui afferiscono o dovranno afferire per questa legge il trattamento delle cure acute non possono non riguardare l'ospedale generale di Merito Porto-Salvo, che è l'unico caso di ospedale generale che va a coprire esclusivamente un territorio. Mentre invece sulla Locride c'è lo Spock di Locri, sull'area eh, della città degli Ulivi, anche se c'è un ospedale generale che è a Gioia Tauro, però poi ci sono altri due diciamo, centri ospedalieri e poi c'è lo SPOC di Polistena. Quindi loro hanno comunque una una valvola di sfogo, una sorta di refugium peccatorio. Quindi in questo senso mi auguro che eh, le prospettive poste, le analisi fatte possano farci acquisire questo risultato e quindi anche se non direttamente diciamo, o darci una soluzione alternativa che io oggi magari non riesco a vedere, a cogliere e che però diciamo, ci risolva i problemi dei livelli essenziali d'assistenza. Grazie. La parola a Peppe Toscano, prego. Grazie Lucia, grazie a tutti quanti voi di essere intervenuti. Beh, sono veramente contento di essere ancora una volta con voi, tra di voi, questa sera. Ancora una volta perché ogni volta mi date la possibilità di crescere sia in termini di relazioni interpersonali, sia a livello di conoscenze. Perché leggendo le conoscenze gioco forza crescono. E grazie al cielo in quest'ultimo periodo ho avuto la possibilità di leggere tanto e tanto, soprattutto per merito delle associazioni come l'IPARC che dal punto di vista delle iniziative culturali sono abbastanza attive su questo nostro eh, territorio. E... Più che leggere questa volta, consentitemi la, la, la digressione, la battuta, un libro, questa volta ho letto la fotocopia di un libro, ma è stata una necessità perché avevo chiesto all'amico Daniele una copia del libro proprio per capi, capire esattamente di cosa stessimo occupandoci, lui non ne aveva una a disposizione, allora ha approfittato e mi ha fatto una fotocopia, quindi chiedo Venia, i libri non vanno fotocopiati, vanno acquistati, però è stato un... Eh, come dire, un caso di, 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 di forza maggiore. Esattamente. Beh, eh, quando si parla di sanità, eh, mi sento particolarmente chiamato in causa. Sono tantissimi anni che mi occupo di sanità per conto del giornale per cui ho il piacere e l'onore di collaborare, la Gazzetta del Sud. Eh, ho scritto centinaia, se non migliaia, di articoli in questi anni. Affrontando la tematica sotto diversi aspetti, sotto molteplici aspetti. Beh, tante cose sono tornate e ritornate nel manuale scritto dal dottore Curia. Adesso ve ne dirò alcune, poi tralascio delle altre perché le vorrò approfondire nella conversazione che avremo appunto con il dottore. Però diciamo questa. Eh, sanità è un elemento centrale sia nella mia attività professionale, ma credo eh, centrale per quanto riguarda la vita di tutti quanti i meritesi del popolo di questa area grecanica che dell'ospedale della sanità eh, ha sempre avuto strettamente bisogno, in particolare quello dell'ospedale di merito. Eh, abbiamo ehm, sviscerato in tutte le salse possibili e immaginabili questo, questo tema. Eh, quello della sanità è un mondo molto complesso. Però occorre soffermarsi per cercare di approfondire il più possibile determinati aspetti. E questo libro ci aiuta un po' a orientarci. Questo della sanità è un mondo schizofrenico. Chiedo scusa: è un mondo schizofrenico. L'abbiamo visto eh, per, per le gestioni che hanno caratterizzato questi anni, lunghissimi anni, la Calabria il settore della sanità in Calabria ed è schizofrenico sotto diversi aspetti per responsabilità diverse, nessuno è esente da questo punto di vista. E il libro ci aiuta quindi ad approfondire, perché secondo il mio punto di vista, approfondire e capire è fondamentale. È fondamentale perché dobbiamo guardare al passato e dal passato dobbiamo imparare. E ancora fino a oggi molti insegnamenti non sono stati colti. E se non cogliamo questi insegnamenti vuol dire che non vogliamo andare da nessuna parte. E siamo arrivati al fondo del barile, il barile è stato anche raschiato, non ci sono più risorse, non ci sono più disponibilità per cui bisogna assolutamente correre ai ripari. Se noi non guardiamo al passato per vedere i danni irreparabili che sono stati creati, per vedere le responsabilità che ci sono, le responsabilità pesanti che ci sono, per vedere soprattutto la miopia politica, nella programmazione che la classe politica ha manifestato soprattutto a livello regionale. Queste cose dobbiamo dircele chiaramente, altrimenti non ne usciamo. Per cogliere l'assenza assoluta di idee nella programmazione, è sempre stata una programmazione molto improvvisata, il libro ne è testimonianza. Abbiamo navigato a vista in un settore nevralgico dove invece serviva programmazione e serviva centellinare le risorse, ma erano le epoche delle vacche grasse, come si suol dire, per cui c'era la possibilità di sperperare. Guardando al passato, questo libro è torna utilissimo, ci aiuta ad aprire gli occhi. Penso ad esempio a un passaggio che il dottore Curia cita espressamente, laddove parlando di bilanci e riferendosi a un leader nazionale, dice che in Calabria... Eh, I bilanci per la sanità hanno una sorta di tradizione orale, una cosa gravissima. Cioè non abbiamo dei bilanci scritti, ma c'è una tradizione orale dei bilanci, una cosa pesantissima. Ministro, ministro Sacconi, eh, le risorse inutilizzate. Nonostante noi continuiamo a pagare il massimo di IRPEF e IRAP come popolazione calabrese proprio per quanto riguarda la, 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 le, le, i problemi che ci sono a livello di budget sanitario, nonostante paghiamo il massimo, ci sono delle risorse anche europee che non vengono utilizzate. Siamo veramente al paradosso e, e forse c'è anche la possibilità che queste eh, aliquote vengano ulteriormente innalzate proprio perché non riusciamo a venire fuori da questo piano di, di rientro. Scelte politiche indegne sono state fatte, sono state fatte scelte politiche indegne soprattutto a danno e a spese di territori come il nostro, che non erano rappresentati politicamente. Ora, se una classe politica difende il proprio territorio perché lo rappresenta elettivamente, è una cosa ancora più vergognosa, perché a me hanno insegnato, e questo ci dicono i politici, che... E sono lì per difendere il bene comune. Io non ho mai visto in tanti anni qualcuno che difendesse in maniera concreta l'area grecanica, questo ospedale di merito, il Tiberio appunto. E, come se ci fossero cittadini di serie A e cittadini di serie B. Noi siamo cittadini di serie B perché a, nessuno, a noi nessuno ci protegge, non abbiamo queste coperture politiche, purtroppo. L'area grecanica ha una grande responsabilità ha la grande responsabilità di non essere mai riuscita a compattarsi. Anche laddove ci sono state manifestazioni a difesa del presidio, comunque manifestazioni per far sentire voci di dissenso rispetto a quello che stava accadendo, l'area grecanica non è mai riuscita a compattarsi. E in questo i sindaci hanno una grossissima responsabilità. I sindaci sono, anche loro si sono sempre mossi, diciamo. Eh, Schizofrenicamente, a volte pressando, a volte essendo assenti. Mi viene in mente il, eh, scusate, insomma, eh, il, mh, il discorso di ortopedia. La chiusura di ortopedia a un certo punto, per chiedere la riapertura di un reparto che funzionava benissimo, avevano pensato i sindaci di eh, eventualmente denunciare eh, eh, l'azienda la, la, per eh, aver soppresso un servizio, quindi interruzione di pubblico servizio. L'avevano deciso, ne avevano parlato, si erano anche mossi contattando un legale, beh è rimasta lì la cosa. Quindi i sindaci hanno anche loro, la loro bella responsabilità. Ancora stiamo aspettando, adesso ne, par ne parleremo. Quale fosse la direzione in cui la sanità si stava, verso cui la sanità si stava dirigendo, lo dice eh, apertamente e chiaramente la dottore Curia. Eh, lo cogliamo in questo passaggio che, che vi leggo hanno dato alla calabria 17 anni di tempo dal 92 al 2007 2009 17 anni di tempo perché rinnovasse il suo servizio sanitario ma tutto è stato inutile infatti il 17 dicembre 2009 la calabria entra in piano di rientro le classi dirigenti a tutti i livelli avevano ricevuto segnali diffide lettere ed altro ma credevano che come al solito vi sarebbe stato il ciclico ripiano del debito prodotto dalla spesa sanitaria non avevano capito che la crisi economica il nuovo vento che soffiava molto da nord del federalismo aveva imposto nuove regole quindi erano con i paraocchi e con i paraocchi sono restati e sono rimasti lo dico per i sindaci e per chi si accinge a leggere il libro del dottore Curia, Non vi aspettate ricette magiche. Il dottore Curia tira fuori una ricetta che noi abbiamo trattato tante volte e la illustra diciamo, in maniera chiara, per cui diventa ancora più facilmente comprensibile. Non ci sono ricette magiche, c'è la ricetta molto semplice di una riorganizzazione della sanità. Il dottore parla, ad esempio, della possibile creazione di aziende sanitarie ospedaliere attorno a cui ancorare anche i piccoli presidi come Melito. E questo per un motivo molto semplice, uno perché ragionando attraverso la dipartimentalizzazione si possono muovere le risorse interne e quindi spostare, decentrare dei servizi portandoli verso la periferia, decongestionando i grandi ospedali. E poi anche garantendo al personale medico la possibilità di poter lavorare con la strumentazione all'avanguardia, perché ci sono dei medici che lavorano, ad esempio, con la robotica, ed altri medici, invece, che sono fermi con strumentazioni che arrivano dal Medioevo o giù di lì. Per cui, anche questo sarebbe una, una giustizia nei confronti della eh, classe eh, medica. E poi. Eh, lui dice giustamente basta guerra tra poveri. Così facendo verrebbe meno anche questa guerra che c'è continuamente tra poveri, ad esempio penso a Melito e Logri, penso a Melito e Polistena, per un servizio che viene spostato o un gruppo di medici o sanitari che viene spostato da una porta all'altra succede l'ira di Dio e ci sono anche degli scontri piuttosto virulenti. E poi in questa ricetta c'è anche la valorizzazione della, vicina, della medicina distrettuale e quella della prevenzione. Non sono cose impossibili, sono delle cose semplicissime. E però fino a quando, a mio avviso, non toglieremo, non sarà tolta la sanità dalle, dalle mani dei politici, questi problemi non verranno mai risolti. Non verranno mai risolti. Questo è il mio punto di vista. Mi sarebbe piaciuto incontrare il dottore Curina quando era in carica, quando era ancora in attività, magari da direttore generale, l'avrei spennato. Invece eh, questa sera l'aveste completamente diversa devo ringraziarlo. Devo ringraziarlo perché attraverso il suo lavoro, con molta onestà, ci offre veramente una, una prospettiva della sanità completa e ci dà degli spunti di riflessione. A noi, da, li dà a noi ma li dà anche ai politici e soprattutto a quei signori della regione che ancora devono eh, provvedere a programmare questa sanità e rendersi conto che il piano di rientro è ancora eh, dal del deficit ancora in alto mare per cui se non corriamo ai ripari con ricette d'emergenza e d'urgenza non ne verremo più fuori. Questo era il mio contributo per introdurre i lavori e a questo punto chiedo alla dottore... Alberti di dirci il suo pensiero su questa serata era accorato, eh? molto accorato molto sentito eh, buonasera a tutti io scusate che parlo da sono abituato a parlare in piedi, perdonatemi eh, intanto volevo ringraziare Lucia eh, come si dice questo coso Vorremmo ringraziare Lucia per, per, per l'invito, per avermi dato la parola. Ovviamente al posto mio ci sarebbe voluto essere anche il dottore Stelitano che da operatore come me sul campo e conosce forse sulla propria pelle tutti questi bellissimi discorsi ma poi noi ci troviamo a affrontare giornalmente quando manca il posto letto di un paziente, di due, di tre e non sappiamo più quello che fare perché se mandiamo a casa il paziente e muore il paziente ci denunciano. Se lo ricoveriamo lo mettiamo in barella, non abbiamo l'ossigeno nel caso in cui si sente male, quindi eh, le problematiche sono effettivamente molto, molto particolari. Volevo, rubo dieci minuti soltanto, ho scritto qualche cosa ma volevo comunicare, io quando il sindaco di Condofuri, dottor Iaria, ha, ha detto una cosa che io trovo giustissima, cioè dire che le responsabilità ci sono. E, e nessuno ha il coraggio di prendersela è incredibile mi è venuto in mente un mio carissimo amico che ora grazie a Dio per lui lavora negli Stati Uniti d'America e mi diceva ehm, un ragazzo che voleva fare chirurgia del fegato è riuscito a farla eh, praticamente che è successo? questo ragazzo voleva fare carriera universitaria carriera universitaria voi sapete come va in Italia non era figlio di nessuno persona molto molto in gamba ha preso il suo zainetto e è andato a, a, da Thomas Starzl nel nel centro di chirurgia dei trapianti di fegato di Pittsburgh, si è presentato a portare il curriculum il suo primario, all'epoca che era il professore Marino, successivamente sarebbe diventato il sindaco di Roma, e gli fece un contratto per sei mesi. Gli disse ma perché tu, fai, tu mi stai prendendo? Dice: "Guarda, ma hai raccontato la tua storia, sei un italiano, voglio metterti alla prova. Qual è la differenza tra gli italiani e gli anglosassoni? Che eh, se il mio carissimo amico chirurgo eh, non fosse andato bene o gli avesse creato problemi in reparto, non sarebbe andato a casa il mio carissimo amico specializzando, sarebbe andato a casa il suo primario e questa è la verità. Purtroppo in Italia non c'è la cultura del. Io ti do un incarico caro assessore regionale o commissario al piano di rientro, se tu in cinque anni non sei capace a portare avanti il tuo incarico, te ne vai a casa, semplicissimo, non stai dieci anni e poi ci ritroviamo sempre con i miliardi di deficit nel mentre tu fondamentalmente non hai fatto nulla se non gestire potere. E questo secondo me il vero guasto della sanità o quantomeno dell'amministrazione dell pubblica in Italia. Questo è un piccolissimo inciso da, da, da cittadino votante, che date un voto, non da politico ovviamente. E io volevo ehm, sottolineare soltanto una cosa, la materia della sanità è molto molto delicata, soprattutto in un paese che ha subito sulla propria pelle, credo, uno dei più grossi ridimensionamenti che c'è stato nella nostra regione. Da figlio di medico mio padre tutti sapete che ho lavorato per anni e anni in questo ospedale. Io ricordo da bambino che questo era un ospedale di 400 posti letto con altissime eh, professionalità, forse le migliori che c'erano nella provincia di Reggio Calabria. Purtroppo, eh, probabilmente ci, eh, chi, ha, chi è responsabile di questo scempio, si è dovuto veramente mettere di impegno per poter distruggere. Un così grosso patrimonio di eh, esperienza e di scienza, perché praticamente a parte il reparto di medicina che si regge su, veramente sui, sui grossissimi sacrifici del primario che è qui presente e dei colleghi, eh, non, non sta rimanendo più nulla a Merito Portosalvo. Quindi c'è stato veramente eh, un grossissimo impegno per distruggere una realtà, come probabilmente in Calabria ce ne sono state altre che io non conosco. Ma eh, una parte di responsabilità io non la voglio dare solo ai politici, perché anche qui se no sarei come un politico. Perché, eh, dare, perché come sempre, eh, arriva il politico di destra dalla colpa alla sinistra, arriva il politico di sinistra dalla colpa alla destra, e io da medico do la colpa ai politici. Non è così, alla ah, colpa ce l'abbiamo anche un po' noi medici. Perché? Perché probabilmente noi e io lo dico in primo piano perché sono anch'io un dirigente medico, non abbiamo saputo cogliere alla lettera il, la rivoluzione che è successa in sanità con la legge dal, che partendo dal 1978, poi il 92, la legge eh, Brunetta, la legge Madia, insomma la legge che ha portato all'aziendalizzazione del 92 io le avevo messe, ma, non, voglio, esatto, 502, ma non, lo, non le voglio citare, non voglio annoiare, ehm, che ha portato all'aziendalizzazione, quindi alla trasformazione del vecchio medico, dell'aiuto, dell'assistente, del primario, in un dirigente, per cui è cambiata la nostra natura, noi ci siamo trovati... A avere a che fare con materie completamente nuove per chi aveva studiato fino ad ora clinica, chirurgia, al letto del paziente in una sala operatoria, in una radiologia, ci siamo trovati a dover capire qualcosina che aveva a che fare con dei termini che tuttora preferisco leggere: che ci parlavano di efficacia, efficienza, economicità, di performance, di piani della performance. Ora di recente è uscito quello della nostra azienda ospedaliera della SWOT analisi dei processi di input, di output, cioè di situazioni che avevano a che fare probabilmente con l'azienda Fiat, ma non con l'azienda sanitaria. E invece da allora, da queste famose leggi di cui il dottore Steritano ha citato con estrema precisione eh, l'anno e il numero della legge, ci, siamo, ci dovevamo armare per poter agire in questo modo. E' eh, non, non è stato, è stato un po' colpa nostra, è stato un po' colpa di chi eh, ci ha fatto firmare dei contratti e poi non ci ha fatto neanche i corsi per poter comprendere come entrare in questo nuovo sistema che non aveva nulla a che vedere con la nostra formazione culturale ovviamente. Quindi le responsabilità di, una, di un tracollo della sanità non sono solo dei politici, sono dei politici in, quanti, in, quanti, in quanto programmatori e sono anche forse un pochino di alcuni di noi medici in quanto non abbiamo saputo assorbire questo tipo di mentalità. Vero è che, che comunque ci sono delle vie d'uscita, io, io credo sempre che parlarsi eh, è fondamentale. E io ho trovato un passo molto interessante che valorizza la, eh, la, la, il patrimonio umano. La, il successo delle organizzazioni e dei sistemi complessi, soprattutto in sanità, dipende da una moltitudine di fattori ed in particolare dall'integrazione funzionale delle sue parti. In particolare sull'allineamento di interessi e volontà dei singoli gruppi all'interno della stessa struttura. Quindi, che significa? Significa che noi dirigenti e i nostri eh, direttori generali, direttori sanitari, dovremmo agire per lo stesso fine, che è ovviamente quello di portare avanti l'azienda ospedaliera, perché nell'azienda ci viviamo tutti e lavoriamo tutti per un fine unico, che è quello di dare la salute al cittadino, quindi un, un bene intangibile, ovviamente ma altrettanto importante. Quindi assume eh, una particolare importanza, una, un concetto che secondo me è totalmente disconosciuto, no più che disconosciuto, trascurato, che è quello che si chiama, eh, perché gli anglosassoni sono bravissimi in queste standardizzazioni, l'intangible asset, cioè dire la presenza delle risorse immateriali in un'azienda. Io vorrei sapere quanti direttori generali o direttori sanitari aziendali pensano, piuttosto che di comprare la TAC dell'ultima generazione, nonché la, la sala angiografica dell'ultima dell generazione, di valorizzare le conoscenze, le competenze, le capacità organizzative e relazionali del personale. Queste sono assolutamente trascurate. Difatti mi veniva quando il sindaco di Rogudi ah, ah, è intervenuto, anche lui ha detto cose molto intelligenti. Ma di questi tavoli mi sono chiesto nella mia mente, tavoli politici, tavoli interprovinciali. Ma avete chiamato un dirigente medico per dire come va la situazione? Io mi scusate, ovviamente no, ovvi ovviamente no, e questo è il problema. Cioè, scusate, non voglio rubare più tempo al dottore Guria che sicuramente sarà, dirà cose molto più interessanti. Ma il problema è quando si ristruttura una, uh, la sanità, non bisogna solo parlare tra politici o solo parlare tra medici. Ci parliamo tra medici e politici perché il dottore Steritani, il dottor Alberti, ci sono altri medici in platea, sanno bene qual è il problema a merito, a reggio e in altri ospedali, per cui cerchiamo di lavorare assieme, è inutile che si fanno delle barricate per cui ognuno si decide da un'altra parte il destino di strutture che spesso nemmeno si conoscono come funzionano, per cui la, le risorse immateriali che sono studiate dagli americani, addirittura ci sono. Una marea di modelli, il modello di Edvinson, di Kaplan, di Norton e sono trattati come il patrimonio più importante del, dell'azienda ospedaliere. Da noi sono totalmente ignorati. Per cui l'integrazione della cultura medica con quella amministrativa e manageriale sostiene in modo operativo i processi di definizione delle caratteristiche di un'azienda, quindi è fondamentale. Utilizzare processi manageriali e processi umani e soprattutto valorizzare le competenze di un'azienda ospedaliera, di un territorio. Questo è fondamentale e soprattutto non dimentichiamo: perché ormai la gente, si, come si dice, la gente guarda su Google, su, sui social e ormai le, le persone non sono più ignoranti, anzi tutt'altro. La gestione del capitale materiale di questo intangibile asset trae origine, cioè da, da questo proviene la reputazione, la credibilità, la legittimazione e l'immagine dell'azienda. Cioè, dire: ma chi va a farsi mettere mani addosso di, 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 in un ospedale dove si sa bene che non c'è una grossa casistica, che si lavora male, che ci sono stati dei problemi? Per cui valorizzare le competenze. Che delle, delle nostre strutture e non dire che ci portano gli specialisti da fuori, con tutto il rispetto, perché francamente ne vuol dire non conoscere, non con ma manco lontanamente quello che abbiamo noi in Calabria di, di fior fior di specialisti che forse dovrebbero essere messi in condizione di lavorare come lavorano questi signori che dovrebbero venire da fuori a darci una mano. Grazie. Dottore Alberti, eh, grazie anche per la severità di giudizio per quanto riguarda la classe medica, perché ad ognuno la sua responsabilità ed è giusto che in un momento di verità ognuno si assuma la sua responsabilità. Eh, intanto chiedo al dottore Stelitano di preparare il suo intervento, però ne approfitto, magari se la Presidente passa il microfono al, al dottore Guria, eh, per cominciare ad entrare in questo eh, manuale. Presidente, eh, dottore. Eh, lei ha scritto questo manuale proponendo una riforma della sanità in Calabria. Posso chiederle perché, quando lei è stato direttore generale di un ASP, non ha mh, provato, o comunque se ha provato, quali risultati ha prodotto questo tipo di idea? La domanda è interessantissima. Intanto, buonasera a tutti, e, e grazie per essere qui. Ringrazio l'AIRPAC, eh, ringrazio questo parterre importante, eh, eh, ringrazio i, i miei editori eh, coraggiosamente, un tema come la sanità eh, no, eh, molte volte non è digeribile eh, perché sembra che sia qualcosa di diciamo, estremamente scientifico per cui soltanto gli addetti ai lavori. Io invece ho voluto, eh, prima di rispondere alla sua domanda, ho voluto intitolare manuale per la riforma della sanità in Calabria. C'è cioè, manuale perché praticamente è qualcosa che tutti eh, possono praticamente sfogliare eh, con la mano e leggere. E, e, perché è un libro, diciamo, diciamo che era un po' lì sul filo del rasoio, cioè nel senso non dovevo né banalizzarlo, no? e, e né essere eh, estremamente tecnico questa era un po' la difficoltà perché a un certo punto manuale, perché volevo che gli amministratori, che i nostri sindaci, che le associazioni, che il volontariato, che il singolo cittadino, che il, il giornalismo praticamente comprendesse appieno alcuni termini che ormai sono dei termini che quando si va in bottega si sente, no? ILEA. No, perché questa è un'altra parolina magica, no, la mobilità. No? Allora, al di là delle cifre, no? eh, di cui tutti quanti ormai siamo a conoscenza, no? i 300 milioni di euro che noi diamo alle altre regioni del, eh, del centro-nord, eh, quando prendiamo questo benedetto treno aereo, 300 milioni di euro praticamente dal nostro bilancio. E dicevo, ma scrivere, io questo l'ho scritto, l'ho dettagliato, ma perché, quali sono le voci per cui la gente va fuori, no? E, e vai a scoprire poi che queste voci qui eh, tecnicamente noi diciamo hanno un case mix basso, cioè una difficoltà bassa eh, nell'intervento praticamente, cioè che come diceva prima eh, il dottor Alberti potrebbero tranquillamente diciamo essere curate nella nostra regione. E, e quindi io ho voluto dettagliare perché il nostro amministratore, il nostro sindaco, sapesse che praticamente ma, frattura della testa del femore in ultra 65enne. Ma perché? È possibile mai? Che sono otto anni, nove anni che ogni volta il Ministero ci dice sempre, siete inadempienti su questa voce. Ma è possibile che i nostri amministratori, voglio dire, eh, su questo non abbiano messo mano? Cioè, per ovviare? No. E invece c'è stata una situazione schizoide. Cioè, nel senso che? Okay, perché io me lo sono chiesto, mi sono interrogato, per quale motivo? un ultra 65enne non viene operato entro 48 ore per la frattura alla testa del collo del femore. No, Soltanto il 30% di queste persone. Perché se praticamente il commissario, una volta abbiamo avuto un commissario generale della Guardia di Finanza, ora abbiamo un generale dei Carabinieri, ci manca un generale dell'esercito a questo punto. No? Dico, se praticamente voi non consentite di assumere anestesisti ed ortopedici, no? è evidente che non si riesce in 48 ore ad operare queste persone. Tu, tu non consenti di assumere ortopedici e anestesisti, è evidente che la persona non viene operata. Quindi ci sono situazioni. Io ho voluto quindi dettagliare le voci, perché la gente leggendo il libro eh, dice ma cioè, come mai la prima voce è eh, terapie oncologiche, no, protocolli terapeutici oncologici, tranne le, le oncologie ematologiche diciamo. ma quale motivo? Perché? Allora, tornando eh, alla sua domanda io mh, mh, ho, ho proposto perché è evidente che tu fai un'analisi no? di tutta quanta la situazione no? e, e ho diviso un po' il libro in tre parti voglio dire, no? questa parte che va dal 79 dal, dal, va Dal 92 no, dal 79, voglio dire, al, al, al commissariamento praticamente perché 79? Perché nel 78 abbiamo l'833 la grande legge di riforma. Praticamente, che io definisco questa fase storica eh, la fase eh, del gatto pardo, no? la chiamo così, cioè del gatto pardo, cioè in questa fase qui praticamente in cui il primo le vacche grasse è il periodo in cui praticamente un ospedale a nessuno viene negato, è un periodo in cui la caccia del mezzogiorno tu andavi a Roma e ti, e ti dicevi "Ma senti, io voglio un ospedale, me lo fai?" un po' tipo "A fra, che te serve?", voglio dire, per cui veniva fuori l'ospedale di Cittanova, no? Eh, oppure l'ospedale di Rosarno, oppure l'ospedale di Praia, oppure e via via dicendo praticamente, no? In questa fase del gattopardo perché le leggi venivano approvate, leggi importanti: l'833, il 502 del 92, che è molto importante. Però noi diciamo andavamo lì in gattopardo, ma sì, tutto rimane fermo. Alla fine, come dice Tancredi nel, nel romanzo, praticamente allo zione, no? gli dice appunto nel romanzo, perché alla fine non cambia nulla. Poi c'è la fase del commissariamento. E poi la fase di una proposta che io faccio, perché ognuno di noi deve a questo punto fare una proposta, non possiamo subire assolutamente, no? E allora la proposta che io faccio è una proposta da una parte di valorizzare il territorio, perché il territorio qui ho sentito che si è parlato di, di ospedale, ma vate bene, il territorio è stato desertificato. E praticamente la persona scappa in ospedale, in qualsiasi esso sia l'ospedale, anche se è un simulacro di ospedale, perché vuole avere un minimo di sicurezza. E allora, quindi, andiamo noi a valorizzare il territorio. Dico io in questa proposta e faccio delle proposte di cui poi ne parleremo. E dall'altro lato, invece, le aziende sanitarie ospedaliere con tutti praticamente gli ospedali ed anche, diciamo, l'ospedalità privata dentro, praticamente. Perché se dovesse passare, mi ha fatto una battuta il sindaco di Roccaforte, di sì, Rogudi, voglio dire, se dovesse passare, ma non passerà, questa proposta che c'è in Consiglio regionale, no, praticamente, l'ospedale di Melito muore. È un ospedalicidio. Ospedalicidio, muore. Perché l'ospedale di Merito rimane l'azienda sanitaria eh, provinciale? Sia Merito che Gioia Tauro muoiono completamente, cioè si va si rovescia tutto quelle battaglie che voi avete fatto sempre nel corso di tutti questi anni di fare in modo tale che l'ospedale, questo ospedale generale, entri nell'ospedalità complessiva di cui poi praticamente parlerò. Lei mi ha detto, ma lei quando era direttore generale? Ha fatto qualcosa? Sì, io quando mi hanno mandato come commissario a Vivo dopo le morti di quelle due ragazzine, no, perché ricordo a tutti che una ragazzina morì in sala operatoria per un'appendicectomia e c'era in sala operatoria il, lo zio che era medico che assisteva praticamente, perché era un medico di medicina generale che assisteva e quella ragazzina morì perché c'era in un corridoio un elettricista che stava lavorando. E mandò via la corrente e non, non, non partì nulla in sala operatoria, quella ragazzina è morta. Allora mandarono a me come commissario. Io allora dissi il famoso motto dei carabinieri, in questo caso, quando ministro di andare, usi obbedir tacendo, perché andare a Vibo era una situazione, era già morta un'altra ragazzina per una tonsillectomia, era già morta. E io ho fatto una cosa. Ho detto: questa è la farina. Allora con questa farina io devo fare questo pane, ok? Perché questo era, non è. E allora che feci? Iniziai a mettere mano al territorio. Cioè nel senso che in eh, set, sei mesi noi abbiamo attivato lo screening, del, la ricerca del sangue occulto nelle feci a Vibbo, che qui non si fa ancora per la prevenzione del carcinoma del colon-retto. qui non si fa. I soldi sono fuori del bilancio della regione, non è fondo sanitario regionale quello degli screening, io lo dico lì nel libro, sono obiettivi di piano, sono soldi che questa azienda sanitaria ha avuto per sette anni e non ha mai utilizzato. E se voi andate a parlare con loro, perché io ci ho parlato, c'è una gara in itinere, c'è sempre una gara in itinere, sì, praticamente. La ricerca del sangue occulto nelle feci, voglio dire. E quindi tutto quello che è territorio... Si può benissimo organizzare. Infatti io cosa dico? Noi abbiamo tutta una fragilità negli ospedali, fragilità di cui parleremo, però i percorsi assistenziali, quelli dipendono da un momento organizzativo, quindi i percorsi assistenziali che garantiscono la continuità assistenziale. Questo è importante.